Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi vi presenteremo un filato che coniuga la grande tradizione italiana alla ricerca del colore, che è da sempre una delle caratteristiche della Tessilan. Vi presenteremo un filato che ristorerà la vostra sete di bellezza. Stiamo parlando dell'Oasis. Andiamolo a scoprire insieme. Eccolo qui il nostro Oasis. Un gomitolo da 50 grammi per 115 metri all'incirca, composto al 75% da lana superwash e per il 25% da poliammide. Per la lavorazione di questo filato vi consigliamo gli uncinetti dal 5 al 7, mentre i ferri dal 6 all'8. Per quanto riguarda le istruzioni per il lavaggio, essendo un filato che ha il trattamento superwash, potrà essere lavato in lavatrice. Ovviamente vi ricordiamo di non superare una temperatura pari a 30 gradi e di utilizzare un programma che sia adatto a lana e a delicati. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei saponi e solventi, sono consigliati tutti quelli più delicata e sconsigliamo l'utilizzo del tetracloretilene. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, è sconsigliato l'utilizzo dell'asciugatrice, ma è da preferire un'asciugatura su un ripiano orizzontale. Vi ricordiamo di non candeggiare e di stirare ad una temperatura che non superi 110 gradi. Scopriamo ora tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione bosforo. Qui le colorazioni che si mescolano partono dal rosso, il viola, il verde bottiglia e il verde più chiaro. Colorazione Giamaica. Come potete vedere, qui si mescolano i colori più vivaci che vanno dal giallo al rosso, l'arancio, il blu e il verde. Un effetto davvero innovativo che è molto simile alla tecnica Jaguar, con la semplicità di non dover lavorare molti colori, ma semplicemente srotolando il gomitolo sarà già intrinso di tantissime sfumature sapientemente accostate. Passiamo ora ai colori fluo con Andorra. Qui si mescolano il verde, il giallo, il fucsia e l'arancio fluo, perfetto per la realizzazione di capi per i più piccoli. Lituania. Passiamo invece ora a delle colorazioni più tenui, dalle tonalità pastello. Qui si mescola il giallo, il lilla, il rosa e il verde con un tocco di fucsia. Sweden, rimaniamo sulle colorazioni più tenui del giallo lime, arancio e celeste. Il colore Belarus invece ci ricorda un po' i toni della terra. Si mescolano infatti il verde, il marrone, il blu e il rosa. Ed infine passiamo a due colorazioni che rimangono sui toni del blu. La prima è Nederland. Qui i toni del blu vengono spezzati da colori vivaci come il rosso e il giallo. Ed Iceland, che ci porta nella terra dei ghiacci. Qui si mescola il blu notte, il turchese, il lilla e il viola. Come avete visto, delle colorazioni dagli abbinamenti mai banali. Un filato che potrete utilizzare per la creazione di abitini, cardigan, ma anche accessori come scialli, cappelli o accessori per i più piccoli e abitini. Infatti questo prodotto è realizzato con lana vergine, ovviamente muslin free. Inoltre un filato che si adegua alla vita frenetica di tutti i giorni, in quanto ha il trattamento superwash che lo fa rientrare nella categoria dei pochi filati lavabili in lavatrice. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, su Pinterest, Instagram, TikTok e sul nostro blog. Al prossimo Tessilan News!